Ma è ora che vada dalla moglie. Dille che arresteremo l'assassino. Per quello che può valere. Dottor, d'accordo con i colleghi, ho aperto una sottoscrizione per la vedova. Segnami per 25 lire. Ma digli che me le trattengono sullo stipendio. Grazie, dottor. Sapete, adesso che è morto il capo famiglia, non si sa nemmeno più se gli aspetta il premio speciale del duce per le famiglie numerose. Ho capito. Beh, sarà meglio che mi decida. Vado. Vai. Ci hanno prelevati dalle nostre case, rinchiusi qui dentro come animali da cortile. Non credo che i miei agenti abbiano usato una simile qualifica. No, non sono abbastanza intelligenti. Ma qui ci sono un'oca, una gatta, una gallina e due conigli. Violetta, come ti permessi? Sta zitta tu. E questo è Carletto Vinci, il più coniglio di tutti. Una violetta! No! È necessario che il commissario ci dia subito una spiegazione. Mai nessuno! Dico nessuno. E tantomeno un commissario di polizia si è mai permesso di mancarmi così di rispetto. Scusate, commissario. Tutti noi sappiamo benissimo che la notte scorsa hanno fatto la pelle a un vecchio strozzino proprio qui dentro, ma vi sembra una buona ragione questa per disturbare noi? Credo che vorrete concederci che siamo superiori ad ogni sospetto. Ma che cosa credete che veniamo a fare al Decamerone, noi? È proprio quello che vado accertando. Per questo vi ho fatto portare qui. Dovrà scoprire quali sono i vostri rapporti col signor Marco, l'assassinato. Adesso accomodatevi. Fateci servire almeno qualche liquore. Romeo? Ma dov'è Romeo? Quell'umacone del cavaliere dov'è? Può anche servire un servizio da fumo, una pipa. Una pipa? Ehi, Audino! Violetta, fietati! Il commissario è un gentiluomo, compie il suo dovere. Io sono la signora Tamerici, commissario. Consorte del professor Ugo Tamerici, sciarpa Littorio, direttore generale al Ministero dell'Educazione Nazionale. Piacere, signora, io sono il commissario De Vincenzi. Vedete, il nostro interesse per il Decamerone è sempre stato di natura esclusivamente culturale. Un'esigenza profonda per chi come noi ha un suo mondo interiore, un animo sensibile, nutrito di visioni d'arte. Ma qui è stato commesso un brutale delitto. Il fatto è doloroso e incredibile, ma in cosa può riguardare noi e l'austera indipendenza del nostro circolo? Figuriamoci se ci può riguardare. Per questo, commissario, voi dovreste condurre la vostra inchiesta con molto tatto. E poi, anche se ci fossimo concessi qualche distrazione, che male c'è? Gente come noi? Voi potete fare quello che volete, è così. No, non ci consideriamo diversi. Siamo
siamo tutti italiani, buoni italiani, e siamo disposti a collaborare. Non ho bisogno di voi. Potete tornare a casa. Per ora. Cara, senti queste patatine. Ma sono squisite. Ne vuoi anche tu? Tieni. Un'altra. Buon appetito. No, commissario. Accomodatemi. Posso? Prego. Sapete... è solo un piccolo spuntino fatto venire dalla rosticceria. Sì, me l'aveva già detto. Voi scrittori avete bisogno di mangiare spesso. Sì, è per il fosforo. Ne consumiamo parecchio. Ma vivete anche di altre cose. Di atmosfere, per esempio, di fatti presi dalla vita. Dio, che romanzo questa faccenda. Oh, intendete dire il delitto? Il resto. Ma è solo piatto realismo. Sapete, mia moglie è per la prosa sublimata in poesia, i sentimenti elevati, le cose belle, come i fiori, per esempio. Gli elementi per un romanzo fiume ci sono tutti. Oscuri rapporti iniziati in terre esotiche, lontane, come la Cina, per esempio. La fondazione di un circolo letterario con elevati scopi letterari e di poesia, coinvolto per ragioni di sopravvivenza economica in un oscuro traffico di droga. Oh mio Dio, che orrore di romanzo! Preziosi pegni di nobili casate. Io avrei già un bel titolo, di sicuro successo editoriale. La bacchetta di cristallo. Ma un romanzo, oltre al buon titolo, deve avere anche un ben congegnato finale. Vediamo, per esempio, un'aula di corte d'assise, dove seduta al banco degli accusati c'è la sensibilissima presidentessa del circolo di cultura e il suo distinto consorte. Ma noi non c'entriamo niente, commissario, niente! Caro! Marco Parodi ci ricattava per via del denaro che gli dovevamo. È stato lui che ha organizzato tutto. Anche la fiumerie, a piano di sopra. Caro! Che fiumerie? E i collegamenti con le scale a Pioli, tra un appartamento e l'altro? Che scale? E il banco di pegni in soffitta, dove il Parodi consegnava droga in cambio di preziosi. Droga? Preziosi? Un misterioso inquilino dell'affittacamera del terzo piano. Un certo visconte fiorentino. Qual era il suo ruolo? Commissario, potrei... Dica. Potrei dire un'altra patatina fritta. Sapete, tutti questi discorsi così emozionanti mi hanno fatto venire un languorino di stomaco. Prego. Grazie. Commissario, posso suggerirvi una variante alla trama del romanzo, sapete, fra noi narratori? Dipende. Ecco, ad un certo punto quei due personaggi, la presidentessa del circolo letterario e il consorte, aiutano la giustizia raccontando quel poco che sanno. E gli inquirenti, per gratitudine, li prosciolgono da ogni accusa. Mi sembra una forzatura letteraria. Piuttosto il commissario incaricato delle indagini, del racconto della collaborazione e delle circostanze attenuanti. E va bene. Gordigiani, inquilino del terzo piano, era socio di Marco Parodi. Ma si odiavano. Ognuno voleva comandare più dell'altro. E guadagnare di più. Io lo prevedevo, Una società che prima o poi doveva andare a finire male. Prendete, per esempio, quella storia della barchetta di cristallo.
Ah, a proposito, commissario, sapete che sarebbe proprio un bel titolo per un romanzo? Continui. Io non lo so che cosa sia questa barchetta. Però ho sentito Gordigiani e Parodi che ne parlavano. Mi avevano chiesto questo salottino per parlare, per discutere gli affari fra loro. Ma urlavano, si insultavano. E Gordigiani accusava Parodi di avergliela rubata. E non ha sentito più niente? No. No, nient'altro. Per esempio, non ha sentito che quel gioiello, la barchetta di cristallo appartenente alla collezione del marchese Filippeschi, è scomparsa da qualche giorno? Commissario, vi abbiamo detto tutto quello che sappiamo. Tutto, tutto. Tutto. Ma vedete, commissario, in fondo, noi siamo stati trascinati in questo dramma. Siamo delle povere anime, squassate da un vento di tempesta. Va bene. E allora ci rivedremo. Villano, che male che m'hai fatto. No. Oh, sì, bene. Lei è pallida, la veglia è faticosa. Signora Marchesa. È lunga una notte, ma si sieda, stia comoda. Signorina? Bambina. 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 Mi chiamo Bambina Fiorini. Oh, è un bel nome, proprio adatto a lei. Allora, bambina, le ho portato una tazza di tè. Signora, io sono confusa. Lei è molto gentile, ma non bevo mai in servizio. Cioè, quando devo prestare la mia assistenza. Su, beva. Dovrà stare sveglia tutta la notte. Grazie. Ecco, così le farà bene. E le ore passeranno più facilmente. E da ora lo veglieremo insieme. Grazie ancora. Adesso starà bene. Bambina. Sembra che sia lei a cercare qualcosa. Passaggio segreto, no. Non l'ho cercato io, me l'ha indicato Pietro. Ma commissario, questi palazzi ce l'hanno tutti un passaggio segreto. Se l'avesse chiesto a me, gliel'avrei indicato subito, senza bisogno di andare in giardino con una serata così fredda. Quante?
Quante pastiglie le ha dato? Basta con le morti naturali, parli. Ma che cosa pensa, commissario? Una sola, per alleviarle il peso della veglia. Non abbia paura, non può farle che bene. Oggi c'è stato un altro assassino al Decamerone. Chi? Non nei locali del circolo, su al terzo piano, a casa una certa Vannetta Arcangeli. Chi? Un colpo alla nuca. Chi? Mi dica chi? Un mio agente. L'avevo lasciato lì, a guardia dell'appartamento. E così ogni appartamento di via del Governo Vecchio 22 avrà la sua storia adesso. Scusi, mi dispiace, è orribile. Che cosa vuoi, Pietro? Prego, il signor commissario è desiderato al telefono. Grazie, vengo subito. Credo che lei se la intende con il nostro Pietro. Il passaggio segreto, adesso questa telefonata. Sì, abbiamo parlato un po'. Vada, Pietro deve dirle qualcosa che io non posso sentire. E come fa a saperlo? È stato tradito dalla forza dell'abitudine. Quando comincia con prego, significa che la telefonata non esiste, ma che deve dire qualcosa che l'altro, in questo caso io, non deve sentire. Lo ha fatto anche con lei, di Barguire. Per non parlarmi davanti a mio marito. Sono stata io a istruirlo. Comunque Pietro era molto affezionato a suo marito. Sì. E non capisco perché. Il marchese era dispotico, bizzoso, autoritario anche con lui. No. Forse perché appartenevano a uno stesso mondo. Terza dello stesso tipo, si può dire, nel giro di poche ore. E le altre quando sono arrivate? La prima due giorni fa, la seconda ieri con la posta del pomeriggio. Nella nottata il signor Marchese è morto. Per questo lei la dà a me? Credo sia meglio così, signore. Immagino che lei ora vorrà parlare. Parlare. Tutti vogliono parlare. Il dottore, il notaio, lei. Ma che serve? No. Se non hai ancora seguito il mio consiglio, fallo. Guardati allo specchio. Osserva il tuo volto disfatto, il tuo corpo distrutto dalla tabe ereditaria, dalla decadenza degli anni, dalle malattie che non hai saputo evitare e rifletti. Non è forse giusto che tua moglie, la tua bella, giovane, appassionata moglie, ti tradisca? Certo così non dimostra molta gratitudine per il grado a cui l'hai innalzata. Ma la lussuria ha i suoi diritti. Questa è la terza lettera di questo genere, indirizzata a suo marito
nel corso di 2 giorni. Per questo ha ordinato uno specchio nuovo. Era abbastanza bizzarro da accettare il consiglio. Ricorda? Quando lo vidi capì subito che lei era un uomo di letture. Ma credevo che preferisse un altro genere di prosa. Cosa c'è di vero? Che mio marito era vecchio e malato? L'ha visto lei stesso. E il resto? Che io sono ancora giovane e dicono bella? Ma sì, forse ha ragione. In fondo non è che una sporca lettera anonima. Arrivata anche in ritardo. Possiamo sederci. Per parlare? Ancora parlare. Lei doveva essere ancora molto giovane quando si sposò. Sì. Ero appena uscita di collegio. Una vera oca bianca immolata dalla tradizione e dalla famiglia al sacro altare dei Filippeschi. Il marchese doveva essere già avanti negli anni e forse già malandato in salute. Sì, ma era un Filippeschi. E anche se cercai di resistere al matrimonio, in fondo ne ero lusingata. Quanta amarezza, quanto cinismo. Lei non doveva essere così quando era in collegio. Che ne può sapere lei di una collegiale? Di come ero? E di come sono? Con questa luce, col riverbero del caminetto, lei sembra ancora una collegiale. Ma la verità è così complicata, così difficile da capire. Eppure io sono convinto che tutto questo deriva da quegli anni lontani del collegio. Può darsi. Tutto inizia dall'inizio, no? E lei aveva amato prima di sposarsi? Sì. Chi? Un uomo che avevo visto 4 volte in mezzo a decine di persone. Era giovane, bello, forte, ufficiale di aviazione. Aveva perfino partecipato alla trasvolata transoceanica di Italo Balbo. Un eroe. L'ha più rivisto? No. Ho saputo più tardi che si era arruolato volontario per la Bissini. È morto. Sull'ambalaggio. Prego di scusarmi, non so cosa mi sia successo. Oh, niente di grave, era molto stanca, povera cara. Vergogna, addormentarsi in servizio. Lei ha ragione, la prima volta che mi accade. Sono 15 anni che faccio l'infermiere e sì, non... Lo so, ma adesso devi riparare. Qualunque cosa mi dica, cosa devo fare? Deve tornare di là e tenere gli occhi ben aperti. Sì, fatto, sì. Non doveva farlo. Così ha scosso la sua incrollabile fiducia nella sua missione. Ma lei vuole ancora parlare. Magari di fatti lontani, dimenticati. Che non hanno nulla a che vedere con quanto è accaduto in questi giorni. Ma no, quella là come si chiama? Ha rotto l'atmosfera. Che cosa vuol sapere? Lei ha addormentato l'infermiera per cercare quella famosa collezione di gioielli. Come pensa che suo marito possa averla nascosta in camera sua? E dove, altrimenti? Amava quelle pietre sopra ogni cosa. Più di quanto amasse lei quando le fu offerta in olocausto. Oh sì, molto, molto di più. Aveva fiducia in lei? I primi tempi, sì. Tanto da confidarsi, da dirle la verità? Qualche volta. Tanto da lasciarla sua erede? A parte le proprietà legate al titolo, sì. La vittima del Decamerone era un certo Marco Parodi. Veniva anche lui dalla Cina. L'avevano conosciuto là? Era stato lui a procurare a mio marito gran parte delle gemme della sua collezione. Faceva anche laggiù lo stesso mestiere. Cravattaro. Come? E quando l'aveva conosciuto? Oh, in Cina poco. Mio marito lo riceveva nell'ufficio dell'ambasciata. A Roma, qui a Palazzo. Fu lui a cercarmi. Era un tipo viscido, infido. E fu lui che la condusse al Decamerone. Diceva che era il luogo migliore per uccidere il tempo. E io ho sempre cercato di uccidere il tempo. Lì lei ha conosciuto un certo
Cordigiani? Sì. Che tipo era? Un giocatore come gli altri. Lei sapeva che era socio del signor Marco? Forse l'avevo immaginato. Forse sì, era diverso dagli altri. E gli amici del circolo? Amici, conoscenti, con cui si passano alcune ore. Noiosi, oppure divertenti. Alcuni intelligenti. Barano, giocano, si arrabbiano. Molte donne isteriche, vuote. E frequentavano la Fumerie, organizzata da Parodi e Gordigiani. Lei aveva mai fumato? No. E cominciò frequentando il Decamerone. Parodi la teneva con la droga, eh? No. No, con me non era riuscito. Ha saputo reagire? È difficile con la droga. Diciamo che ero riuscita a liberarmi del suo potere. Non vuole spiegarmi come ha fatto? Non ne vale la pena. E poi, quando uno vuole reagire, trova un modo suo, personale. Non vuole? No. Forse sono troppo orgogliosa. O troppo romantica. Goffredo Filippeschi, inoltre, rimarrà nella nostra memoria per l'esempio delle sue alte qualità morali e per le sue grandi benemerenze nel campo della bontà e della beneficenza. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, soleva affermare. Proprio così, bussate e vi sarà aperto. Era grande la sua comprensione per le miserie degli uomini. Cosicché possiamo affermare che il nostro caro Goffredo non dimenticò mai il grande precetto cristiano dell'amore e della fraternità umana. Noi, primo cittadino di Ardea, siamo qui a testimoniare il cordoglio nostro e della cittadinanza per una perdita così rilevante e irrimediabile. Ci uniamo all'elogio funebre del principe Guglielmo degli Orsi, ricordando che la memoria dell'illustre e nobile marchese Goffredo Filippeschi rimarrà eterna nella coscienza dei vivi per le virtù civiche e politiche del nostro grande concittadino. Vero figlio della nostra Italia fascista e della nostra razza.
Scusi, signora. Io cercavo il visconte Gastone Filippeschi. Veramente il visconte Gastone è occupato. Non ha voluto mancare neppure oggi, che è giornata di grande lutto per lui. Devo parlargli solamente per pochi minuti, signora. Se avete la bontà di attendere, adesso è occupato con la cerimonia della minestra ai nostri posti. Ah, capisco. Entrate. Grazie. Appena è libero. Grazie, signora. Grazie. Lui è sempre coi poveri, coi sofferenti. Segue l'esempio del suo defunto zio, Dio la ben gloria, un vero benefattore. Ma già, è sacro precetto di dar da mangiare agli affamati. Già. Di qua, prego. Il nostro benefattore è giovane, ma è così sensibile, così pronto ai nostri bisogni. È un giovane di grande virtù, è proprio vero, buon sangue non mente. Ma è lui il responsabile. Lui è il presidente del nostro comitato. Il suo nome, Filippeschi, dà prestigio e conforto. Prego. Noi siamo come le raccoglitrici di noci della parabola manzugnana di Fra Galdino. Accomodatevi qui, signore. Appena il visconte è finito, vi avverto. Prego. È il suo studio, semplice e essenziale. È medico. No, non ancora, ma sta per laurearsi, è tanto bravo, intelligente. Viene qui spesso a studiare, è un posto semplice, tranquillo, può concentrarsi. E si vedono i risultati, tutti 30. Gli manca poco la laurea, ma già si occupa dei nostri assistiti. Tutti vecchi, avete visto, bisognosi di cure. Vedo. Insomma, un santo, veramente un santo. E adesso scusate se vi lascio solo, ma siamo occupatissime, specie a quest'ora. Siamo poche e dobbiamo fare tutto noi. Oggi poi è il giorno di visita delle patronesse. Cercava me? Sì. Ho bisogno di parlare con lei, signor Filippeschi. Sono il commissario De Vincenzi. Piacere. Lei è il commissario che ha condotto le indagini per la morte dello zio. Povero zio, era ridotto così male negli ultimi mesi. Ha bisogno di qualcosa? Mi dica in cosa posso esserle utile? No, solamente alcuni dati per il rapporto conclusivo. Allora sarà meglio che ci sediamo. Prego. Grazie. Gradisce qualcosa, non so, un caffè? No, mi fa male, non lo prendo mai. Un tè, un whisky, se non le dà disturbo. Ma certamente. È anche più rapido. Grazie. Buono. Che marca è?
Ma è un whisky irlandese, al malto. Mi dica. Ecco, io vorrei sapere qualche cosa dei rapporti che correvano tra lei e il marchese suo zio. Commissario, il notaio mi ha informato del dubbio del dottor Beretti. Che cosa di preciso vuol sapere da me? Vediamo, non so, per esempio, l'ultima volta che l'ha visto. Visto? Non potrei dirglielo con precisione adesso. Un giorno dell'altra settimana, giovedì o venerdì, non mi ricordo. Lunedì, nel pomeriggio, proprio il giorno che lui morì, lo zio le telefonò. Pietro le ha passato la comunicazione. Sì, lo zio mi telefonò a casa. Mi disse che aveva bisogno di parlarmi, che andassi da lui il giorno dopo. Purtroppo avevo delle lezioni importanti all'università e dovetti pregarlo di rimandare ad oggi. Sa, sono gli ultimi esami i più importanti. La sua facoltà è molto difficile. Ma prego, continui, scusi. Non mi parve contento, ma non insistette. Va bene, mi disse, vieni giovedì allora, ma non mancare. Oggi invece dovevo accompagnare la salma al cimitero. E quando hai saputo che è morto? Martedì sera, all'uscita dell'università. Lessi l'annuncio sul giornale, un trafiletto dell'ultima ora, e mi misi subito in contatto col notaio Narboni. Mi informò di tutto e io gli dissi che aveva fatto benissimo a opporsi all'autopsia. Quindi lei esclude che si tratti di un omicidio? Certamente. Pensare che il povero zio possa essere stato ucciso è assurdo. Quindi lei è convinto che il suo zio sia morto di morte naturale? Io sono convinto che la sua morte è stata serena come tutta la vita che aveva vissuto. Questa sua affermazione mi fa molto piacere. Un'altra piccola domanda, scusi. Quando suo zio lo chiamò per quel colloquio, lei sapeva l'argomento e lo scopo? No, assolutamente. Lo zio mi disse soltanto che aveva bisogno di parlarmi. E la sua voce era agitata? Adesso che ci penso, direi di sì. Ma forse sarebbe meglio dire concitata, preoccupata quasi. Le disse forse che aveva ricevuto delle lettere? Lettere? Ma no, assolutamente. Aveva ricevuto qualche lettera? No, ho detto così per caso. Una lettera è stata trovata presso di lui? No. Erano così rare le lettere che riceveva? No, assolutamente. E lei conosceva il testamento di suo zio? No. Lo zio non era uomo da render conto dei fatti suoi, neppure ad un parente. Quindi non ha nessuna idea di chi possa essere l'erede? Lo zio non aveva altri parenti che me. Sua moglie no? Beh, naturalmente, lo zio può averci pensato, ma il nome dei Filippeschi è il mio, e sia io che lui con la G. Come con la G? Con la G iniziale. Goffredo Gastone. Ah già, non avevo pensato. Del resto le mie sono solo congetture, io non me ne sono mai occupato. Non ho tentato mai di sapere dallo zio quali fossero le sue intenzioni al riguardo, ma al nome dei Filippeschi lo zio Goffredo teneva molto. Il palazzo dei nonni, la tenuta storica di Ardea con la cappella di famiglia dove è stato sepolto e il resto in mani estranee. Estranee? Estranee, nel caso che Delia, sua moglie, tornasse a maritarsi. La zia è giovane. Anche questa è una valida argomentazione. Io, Goffredo Filippeschi, marchese di Collepardo, in perfetta sanità di mente, ho scritto e firmato il presente testamento, contenente le mie ultime volontà, da eseguirsi e rispettarsi dopo la mia morte. Lascio tutto quanto posseggo, sia beni mobili che immobili, e la mia collezione di pietre preziose a mio nipote Gastone Filippeschi, visconte di Collepardo. Non è possibile. Non è assolutamente possibile. Quello non è il testamento di mio marito. Delia, calmati. Ragiona. Rispettiamo la volontà dello zio. Non è possibile, è falso! Tu sarai sempre padrona in questa casa, io la lascio a tua disposizione. Ma è assurdo. Mi ha sempre detto che mi avrebbe lasciato gran parte dei suoi beni. È un patto che risaliva al tempo del nostro matrimonio, non può averlo cambiato. Signora Marchesa, mi dispiace, ma l'ultimo testamento è questo.
Ne abbiamo parlato pochi mesi fa, ancora un mese fa. Signora Marchese, nella mia qualità di notaio legato da generazione alla casata dei Filippeschi, non posso fare altro che confermare che questo è l'ultimo testamento olografo firmato da suo marito e che Pietro mi ha portato martedì mattina. Bene, sei sempre stato molto bravo. Congratulazioni. Il tuo comportamento è assurdo. Come notaio della sua nobile casata, molte vive congratulazioni, signor Visconte. Grazie. Complimenti, caro Gastone, congratulazioni. Grazie. Vivissime proprio. Signor Visconte, come vedete. Grazie. Vedete la sua casa. Congratulazioni. Congratulazioni. Grazie. Vivissime. Congratulazioni. Vedi, quello specchio moderno, industriale, era qualche cosa di clamoroso. Un elemento che strideva. Sfido. In un palazzo antico come quello dei Filippeschi. Ma vedi, non era solamente un elemento estraneo nel palazzo, era qualche cosa di più. Per un uomo come il Marchese, quell'ordine di acquistarlo era poco meno che una sfida alle antiche e sacre istituzioni. E per il cameriere Pietro addirittura qualche cosa di blasfemo. Ecco, forse anche per questo ti consegnò la lettera anonima. Eh? Infatti io pensai subito che c'era sotto una questione di eredità. Qualcuno con quel curioso e anonimo richiamo agli specchi aveva denunciato di gravi colpe vere o presunte alla Marchesa. Un sistema come un altro per indurre il Marchese a cambiare il testamento. Ah, e ti sei posta la domanda di rito. Cui prodest? Avanti. Ah, bravo. Ma tu non bevi mai altro che caffè, eh? E cosa dovrei bere? I liquori mi fanno male, ma non li posso soffrire. E allora? Quando il Marchese gli annunciò per telefono che aveva cambiato testamento, il nipote, tra un'opera di bene e l'altra, si introdusse attraverso il passaggio segreto nella stanza dello zio e l'avvelenò. Non aveva tenuto nel giusto conto il tuo senso estetico in materia di specchi. Ma non credeva soprattutto che sarei andata a fargli visita alla Pia Opera di Assistenza. Sai, si sentiva protetto dalle antiche tradizioni. Pensa che non aveva nemmeno nascosto la macchina da scrivere che gli era servita per le lettere anonime. E conservava, fra gli altri medicinali, persino una bottiglietta di cloruro di anile che gli era servita per uccidere lo zio. Dopo il risultato del consulto medico e il rifiuto opposto all'autopsia, si sentiva al sicuro, eh? No, ma io al risultato conclusivo ci arrivai solamente quando gli chiesi di offrirmi un whisky. Un whisky? Tu? Era della stessa marca di quello che avevamo trovato nel fondo di un bicchierino accanto al corpo del Marchese. Ah, è grave. È grave che un membro della nobiltà... La cosa si metterà a tacere, gli daranno la semi-infermità mentale e ame. Bene, allora tutto a posto. Tutto a posto. Per quanto riguarda il delitto del Decamerone, mi pare evidente che è la conseguenza di una sordida lotta fra due soci. Ma prima o poi lo prenderemo, questo signor Gordigiani. I commissariati e le questure sono stati tutti avvisati. E così anche a questo capitolo potremo mettere la parola... Fine. E così anche a questo capitolo potremmo mettere la parola fine. Ah, non puoi immaginarti che sollievo provo. Lo vedo. E tu puoi prenderti un po' di vacanze, te le sei meritate. Dove? Alla Madonna del Riposo. A che ora? Ah, dottor. Andiamo bene con la sottoscrizione, eh? 782 lire. Hanno sottoscritto pure gli allievi della scuola di polizia. Bravo. Controllate, io vi mando la seconda squadra. D'accordo. Segnalano Gordigiani da tutte le parti, di Roma nello stesso momento. Ai Quattro Capi, a Ponte Mollo, ai Cessati Spiriti, a Via del Farinone, alla Madonna del Riposo. Appena vedono uno, con gli occhialoni dicono, e lui, e ci telefonano. A Via dei Sediari hanno arrestato un cieco con occhiali neri che chiedeva le elemosine. Se l'ho localizzata, avvertitemi, bene. Va bene, va bene. Io vado a casa. Tanto ormai si tratta di normale amministrazione, l'ha detto anche in questura. Sì.
Sì? Dove? Alla chiesa nuova. E che faceva? Si confessava? Scusi, ma ho lasciato la finestra aperta e se ci sente il gerarca del piano di sotto. Mi piace il jazz, detta musica aliena e negroide. Però prende le sue precauzioni. Perché? A lei non piace il jazz? È così nuovo, così stimolante. Sì, ma ha fatto bene a chiudere la finestra. Era parecchio tempo che non ci impegnavamo in uno dei nostri soliti concerti, ma certo, lei ha bisogno di un po' di distensione dopo tutto il lavoro di questi giorni. Riprendiamo? A me la Marchesa Filippeschi è sempre stata molto simpatica. Che? La Marchesa Filippeschi mi è sempre stata molto simpatica. Sono contento. La conosci? Chi non la conosce? Lo sa che è del segno del toro. E ha fatto persino l'oroscopo. Il toro è uno dei segni più limpidi. I nati di questa costellazione sono pieni di forza, di impeto, di passione. Riprendiamo? Sì. Lei stasera proprio non riesce a concentrarsi, eh? Signora, stasera io ho due delitti. Ho i colpevoli di tutti e due i casi, ma non riesco a metterli in sintonia, a collegarli. Non la seguo, non mi racconta mai niente. Comunque, nel concerto di stasera c'è proprio una nota che lei non riesce a prendere. Ha ragione, signora. Proprio ragione. Ma dove va a quest'ora? Aspetti! Cerco quella nota, signora. Devo trovarla.
Mario! Mario, finalmente sei qui! Sei venuto! Oh, ti ho aspettato tanto! Pensavi veramente che non sarei venuto? No, no, sapevo che non saremmo potuti rimanere più a lungo lontani l'uno dall'altra. Ci ho pensato tanto, sai, in questi giorni d'inferno, quando dicevamo che saremmo fuggiti lontani, io e te soli. Per questo ho trovato la forza di sopportare tutto. L'autopsia, i sospetti, il testamento, quel commissario, così poco commissario, che continuava a parlare, parlare, scavare, scavare. Nemmeno per me è stato uno scherzo. Hai pensato a me? Sì, ma ho dovuto guardarmi le spalle. Mi braccavano, mi braccano. Sì, sì, hai fatto bene ad aspettare, era pericoloso. Ma adesso finalmente tutto è finito, tutto è passato. Adesso sono ricca, io, solamente io, e metto tutto a tua disposizione. Il testamento non ha più alcun valore, il giudizio mi darà ragione. Possiamo fuggire, dobbiamo solo aspettare. Dobbiamo aspettare? Bravo, ma io sono ricercato, non posso assolutamente aspettare. Sì, sì, faremo come vuoi tu. Il tempo di vendere la proprietà, di dare la procura al notaio. Mi sembra che tu non ti renda conto della mia situazione di ricercato.
Sì, hai ragione. Fuggiamo subito. Ma come? Avessimo almeno ritrovato i gioielli. Abbiamo questa. La barchetta di cristallo. Pensa che il vecchio filibustiere me l'aveva rubata. Aveva capito perché me l'ero fatta regalare da te. Perché? Forse era stato lui stesso a vendere a tuo marito questo gioiello di barca e anche questo pezzo di letto cinese. Questa testiera l'ha fatta montare al tempo del nostro matrimonio. Viene anch'essa dalla Cina. Come prevedevo. Perfetto. Magnifici questi cinesi. Che intelligenza. Ecco il marchio della casata fuori. E dentro le pietruzze del marchese. Il mio fiuto. Oh, Mario! Mario, ce l'abbiamo fatta! Non dobbiamo aspettare un minuto di più. Possiamo fuggire domattina. Sì, voglio viaggiare. Andare lontano con te, vedere tutto quello che non ho visto finora per colpa sua. Abbiamo tanto tempo per vivere felici insieme. Come avevamo sognato. Ti sbagli? Non abbiamo tanto. Oh, tanto. Che vuoi dire? Che con te bellezza l'espatrio diventerebbe troppo difficile. Bellezza? Certo. Sei troppo bella e conosciuta. Non riuscirei mai a far perdere le mie tracce. Allora ti raggiungerò. Oh, sì. Sì, e tu mi aspetterai. Ecco, mi aspetterai. No, ci salutiamo qui, cara. Devi sacrificarti per il bene comune. No, Mario. No, Mario. Finalmente cominci a capire. Esco dalla finestra. È più sicuro. È una vecchia regola. Mai rifare la stessa strada percorsa all'andata. Tutti i nostri sogni. Non fare quella faccia. Bellezza. Può darsi che ti scriva. No, bellezza. Ti scriverà lei, la regina Cina. Tutta la vista. Alza le mani. Dalla finestra. E dal caminetto. Manda la porta, vai. Thank you.